Pietro Fiocchi non ha certo bisogno di presentazione nel nostro ambiente, già diciamo il suo cognome e il suo curriculum professionale, presidente di Fiocchi of America, nel consiglio d'amministrazione ovviamente del gruppo Fiocchi, ha deciso di mettere al servizio della caccia italiana la sua persona alle prossime elezioni europee con Fratelli d'Italia. È vero, esatto, confermo. A me fa molto piacere e l'ho guardato, l'ho visto in prima persona in questi giorni alla fiera, dove la nostra gente, quando dico la nostra gente, dico i cacciatori, i tiratori, tutti quelli che hanno a che fare con il nostro settore erano qua in grande spolvero, ma soprattutto c'erano tanti politici, per cui mi fa piacere che la classe politica si è accorto che il voto del cacciatore, il voto del tiratore è un voto importante ed è un voto forte. Per cui faccio un proclama a tutti i cacciatori e tiratori: vedete bene il vostro voto perché voi siete importanti in questa elezione. Ecco, chiaramente la sua sarà una visione chiaramente orientata ovviamente alla salvaguardia e alla promozione delle aziende, ma non soltanto, quindi anche ovviamente i cacciatori. Qualcuno potrebbe pensare che una grande azienda che produce munizioni abbia degli interessi, in realtà ovviamente gli interessi spesso sono assolutamente concorrenti, sono paralleli rispetto al mondo degli appassionati, dei cacciatori veri, giusto? Ma l'ha detto in tanti, tu hai un conflitto di interessi, io dico per Dio ce l'ho il conflitto di interessi, perché io voglio difendere la caccia, voglio difendere quello che faccio, voglio difendere un lavoro che amo, voglio difendere un settore che amo, per cui il conflitto di interesse ce l'ho, è fortissimo. La cosa interessante per chi mi voterà è che il mio conflitto di interessi è anche il vostro, per cui siamo sulla stessa barca, io vado là solamente per voi, non vado là per gli altri. Quindi sarai candidato, ripeto, nella lista di Fratelli d'Italia, circoscrizione Nord-Ovest, Lombardia, Piemonte, Val d'Aosta e Liguria. E diciamo, magari c'è da ricordare il fatto che Meloni, quindi la segretaria del partito, ti ha investito insomma di un ruolo importante. Sì, mi rendo conto che comunque è un percorso difficile, per me è nuovissimo perché non sono mai stato un politico. Tu sarai un indipendente comunque. Io sono indipendente nelle liste Fratelli d'Italia. Di nuovo, un percorso difficile, pieno di ostacoli, ma dovessi farcela, ho l'appoggio per riuscire ad andare in una commissione importante, che per me è il mio obiettivo, andare in commissione ambiente, dove tantissime decisioni in materia di caccia vengono prese, che poi hanno ricadute, come che poi hanno ricadute importanti poi sui a pioggia su di noi poveretti in Italia e soprattutto in regione Lombardia o regione Piemonte. In bocca al lupo. Grazie.